Torniamo dallo Stadio Olimpico di Roma, prima di Lazio-Torino, finalmente, aggiungo finalmente per tutti i nostri affezionati di Gazzetta Biancoceleste, il bentornato a un amico e professionista come Giuseppe Pasapollo. Ciao Giuseppe. Ciao ragazzi, forza Lazio. Allora subito intanto devi consegnare una prima notizia al nostro sito, ma anche a tutti quelli che ci ascoltano sempre con partecipazione, per quello che stai preparando. Ma quella non è una notizia, anzi quella è una cosa da ridere, perché sono in partenza, come sempre mi godo l'ultima partita infrasettimanale di ottobre e dopodomani vado a New York per la mia 15ª maratona di New York consecutiva. Insomma, no, è comunque una bella soddisfazione. E tocca portarla a termine, perché adesso ho visto le graduatorie e sono il 7º italiano, il 1º romano nonché laziale, questo lo sottolineiamo, per numero di maratone di New York completate, quindi devo assolutamente mantenere questo trend, anche perché ho 6 concorrenti da battere davanti a me per diventare il primo in Italia, quindi se leggete le pagine di Cronaca Nera vuol dire che sta domenica li uccido tutti e 6, li butto giù dal ponte e divento il primo italiano automaticamente. Insomma, noi, tu lo sai che faremo il tifo per te, su questo non ci sono dubbi, tuffiamoci del mondo Lazio come sempre. Questo Lazio-Torino viene dopo l'impresa all'Artemio Franchi, ancora una volta la conferma di quello che abbiamo trovato a Firenze, Giuseppe, ma ormai è classico, ma la Lazio ha avuto una reazione importante, in particolare Inzaghi non ha sbagliato una mossa. No, non ha sbagliato una mossa, non hanno sbagliato nemmeno i giocatori in campo a interpretare la partita, che è stata interpretata bene, io dico come è stata interpretata bene, anche quella di Glasgow fondamentalmente, perché abbiamo visto Caicedo subito metterla sul piano fisico, visto che loro la mettevano sul piano fisico, quindi insomma una bella reazione. E la reazione poi invece che abbiamo visto a Firenze è stata emblematica, perché sull'1-0 hai quell'occasione dove ti tolgono pure quel rigore netto, poi le altre occasioni che abbiamo sciupato come al solito, a occasione sciupata nostra subito dall'altra parte ci fanno male. Incredibile quell'1-2 che poteva essere letale con Correa, no? Esatto, proprio questo dico, che poteva essere veramente il punto di chiusura di quella partita. Noi potevamo chiuderla, ma noi come sempre quando possiamo chiuderla non la chiudiamo, e pazienza, va così. Però la Lazio ha sempre creduto nel match, in particolare nella parte finale, e debbi di scongiuri l'inserimento di Lukaku potrebbe essere un valore aggiunto nel cammino della Lazio. Sì, anche perché nessuno ormai se lo ricorda più Lukaku, no? Quindi memori del fatto appunto che in passato Lukaku era ormai un giocatore consumato e conosciuto tatticamente dagli avversari, adesso col fatto che ha saltato quasi un anno di stagione di fatto è diventato un nuovo giocatore per agli occhi ovviamente dei difensori avversari, nessuno se lo aspettava in campo, e questo ci ha fatto comodo perché quelle 2-3 incursioni sue hanno favorito quelle due azioni, quella del gol e quella del rigore, che insomma ci hanno consentito intanto di vincere la partita, poi ce la potevano far di nuovo chiudere anticipatamente, anche se già stavamo in pieno recupero, però pazienza, l'abbiamo vinta lo stesso, questo è l'importante. Va bene anche il rigore sbagliato alla fine, dai. Giuseppe, volevo una tua considerazione del merito, perché è un traguardo centrato importantissimo da parte del nostro Ciro Immobile, perché qui si sta parlando dei grandi nell'attacco della Lazio, stiamo parlando di un'icona come Giorgio Pinaglia, insomma aver aggiunto un giocatore così storico per noi della Lazio significa che questo calciatore nel corso degli anni sta scrivendo delle pagine importantissime. Sì, non dimentichiamoci ovviamente che sono statistiche assolute e che quindi diventano soggettive semplicemente perché all'epoca si giocavano molte meno partite complessivamente, quindi i giocatori si stancavano meno, avevano comunque una tecnica diversa, avevano comunque delle preparazioni diverse, avevano comunque strumenti tecnici, proprio maglie, tessuti diversi, quelli parliamo di un'altra epoca, metterli sullo stesso livello sicuramente no, anche perché poi c'è un significato particolare che noi abbiamo sempre attribuito alla figura di Giorgio Pinaglia e che Ciro Immobile sicuramente avrà ancora tanta strada da fare, però è sicuramente entrato nell'Olimpo degli dei laziali e sarà sicuramente, ricorderò nella storia della Lazio per sempre. Ci fa piacere perché poi è un giocatore che ha ancora tanto tanto davanti, e avendo tanto davanti a 29 anni significa comunque che
ci potrebbe regalare ancora 3-4 anni belli, sontuosi e a questo ritmo, quindi stando sempre davanti in classifica capocannonieri. Caspita ragazzi, abbiamo un giocatore italiano nostro che sta in classifica capocannonieri sempre al primo posto, ragazzi, di più non si può pretendere. Ma che vogliamo di più? Poi tanto i detrattori ci staranno sempre. Ma sempre, non ci sono dubbi. Ogni partita ci avremo i detrattori di Stracoscia, di Immobile, di Leiva, di Parolo, di Lulic. Non mancheranno mai. Ragazzi, ma fatevi una vacanza al mare, abbiate pazienza. Giuseppe, a chiudere non posso esimermi, ci ritorneremo con la tua gentilezza che ti ha sempre contraddistinto. Gennaio, il 9 gennaio, sarà qualcosa di eccezionale, i 120 anni. Voi come atletica, ma insomma come polisportiva, qui bisogna organizzarci alla grande. Hai qualche intanto anteprima di questa festa che deve essere comunque ricordata per tutti? Sicuramente ci saranno tante belle iniziative e sorprese da parte di tutte le sezioni della polisportiva. Come al solito poi io ricordo una cosa, che purtroppo o per fortuna le sezioni vivono di se stesse, vivono di volontariato come quella della Lazio Atletica, vivono semplicemente degli sforzi e del tempo libero gratuito donato dagli stessi atleti e tesserati, e questo è emblematico soprattutto perché poi ovviamente purtroppo tante volte noi ci lamentiamo ad esempio di Piazza della Libertà, dove tu sai che approfondiamo tanti i nostri sforzi, a partire da Giovanni Carrara e a partire da quel manipolo di eroi che quasi, non dico tutti i sabati, ma a sabati alterne si ritrovano lì, e sono veramente pochi. Sono pochi perché nonostante 300 tesserati della Lazio Atletica, quelle sono le forze che il sabato mattina riescono a trovare quelle due ore libere. E questo significa tanto anche alla luce di quello che succederà per il 9 gennaio 2020, quando comunque tutte le sezioni metteranno un qualcosa per far sì che questa festa diventi ancora più grande, a partire poi dal calcio, che ovviamente ci dà tanta soddisfazione e che ci auguriamo soprattutto stasera di farci ripartire col botto, visto anche il risultato favorevole di Napoli in questo momento, che vede Napoli vincere per 2-1 contro l'Atalanta di 1 all'83esimo. Ci auguriamo che il Napoli porta a casa questa partita. E poi un saluto, se me lo consenti, visto che in questo momento vediamo sugli schermi dello Stadio Olimpico Gabriele Paparelli. Questo è molto importante e mi unisco a Giuseppe, ma tutti quanti noi ci uniamo nel ricordo e per non dimenticare una tragedia che soltanto qualche imbecille ancora continua a ridere. Grazie a Giuseppe Passapollo. Grazie a voi, Forza Lazio ragazzi, dai! Mi raccomando, a presto! A prestissimo, dopo New York! Ciao Giuseppe!